Certo, oggi è una giornata importante anche perché con questa nuova applicazione sarà possibile online, grazie alla piattaforma che è stata creata, vedere le disponibilità per ciò che attiene alle liste di attesa, quindi vedere qual è la situazione reale, può la persona che è interessata eventualmente optare per altre soluzioni, avere un quadro completo di quelle che sono le richieste. Appunto in relazione al tipo di prestazione che viene chiesta. Quindi è possibile dare con trasparenza la visibilità e la disponibilità di poter accedere in modo chiaro e capire anche qual è la tempistica per poter poi effettuare la prestazione sanitaria. Sì, Giuseppe Spera, direttore generale dell'azienda ospedaliera San Carlo. L'iniziativa è di presentazione della piattaforma per le prenotazioni su prestazioni ambulatoriali. Come prima regione, credo, ci poniamo con un'unica piattaforma che consente di prenotare su tutte e quattro aziende, quindi è un progetto delle quattro aziende assieme alla regione, che renderà immediatamente visibili le disponibilità, le prime disponibilità che abbiamo nei vari centri erogatori. Il cittadino potrà scegliere quella che vuole, sapere esattamente la lunghezza della lista d'attesa e scegliere quella che va più consona ai propri bisogni. Dopodiché la potrà spostare, la potrà disdire, potrà fare tutte le modifiche possibili. Questa è una svolta, come dicevo, perché consentirà una immediata prenotabilità senza rivolgersi al CUP, senza andare presso le casse, ma anche un campo di trasparenza perché sarà immediatamente visibile la consistenza delle liste dove c'è minore lista e lì si può andare a risolvere il proprio problema. Maurizio Friolo, commissario straordinario dell'ASM di Matera, in un processo di digitalizzazione la sanità è anche lei protagonista attraverso questo sistema, un sistema che sicuramente è utile per le aziende, ma soprattutto per gli utenti, perché gli utenti avranno sicuramente accesso più facilmente e quindi una sanità che più si avvicina al cittadino, all'utente, con una programmazione regionale che va verso questa direzione. Allora, questo sistema di semplificazione sicuramente aiuta le nostre aziende, ma soprattutto è una sanità che va verso il cittadino e il cittadino che ne ha i maggiori benefici andando a programmare quelle che saranno poi le prenotazioni con tutti i sistemi che il programma prevede. Massimo De Fino, direttore generale CROB di Rionero in Vulture. Noi siamo felicissimi che questa app sia stata elaborata e portata avanti e quindi resa oggi pubblica e ufficiale. Sicuramente sarà un bene per i cittadini, ci eviterà di poter aumentare quelle che sono le vie di fughe, ci porterà ad un abbattimento delle liste di attesa ed è un esempio di come il CUP unico regionale sia disponibile per tutti. Ed è anche un altro esempio di una forte integrazione tra le aziende sanitarie, sia ospedaliere che territoriali, e noi ci poniamo come istituto di ricerca scientifica oncologico come attività prioritaria per abbattere o azzerare le liste di attesa nel settore oncologico. Antonello Maraldo, direttore generale ASP Potenza. La giornata di oggi è estremamente importante perché connota la capacità del sistema sanitario della regione di Basilicata di muoversi come sistema unitario che si coordina per dare risposte ai cittadini nell'ottica della sanità di prossimità. In particolare per quanto riguarda ASP, che da sola assorbe i 2/3 del territorio regionale e che ha già oltre 28-27 punti di erogazione fisici sul territorio, la possibilità di disporre di uno strumento telematizzato per prenotazioni e visite accorcia le distanze e lo spazio del territorio stesso. Noi abbiamo 100 comuni, alcuni dei quali sono difficili da raggiungere e i cui cittadini hanno difficoltà di accedere al sistema. Crediamo che questa modalità scelta dalla Regione Basilicata in sinergia con le aziende possa portarli un po' più vicino ai luoghi in cui la nostra sanità produce servizi e credo che questo comporterà una semplificazione anche dei loro stili di vita.